Passiamo adesso alla ricerca in PubMed con il MeSH database. Apriamo perciò il MeSH database. Vediamo ora quale approccio utilizzare per una ricerca in letteratura su un argomento. L'approccio spontaneo alla ricerca è quello di inserire i termini relativi all'argomento di interesse nel box che troviamo. Il problema che vediamo molto bene quando usiamo questo approccio con un motore di ricerca è la presenza di risultati ridondanti e il dubbio sulla scelta dei termini, per non parlare della qualità e della pertinenza dei risultati. Pensiamo solo alle ricerche che facciamo con Google. Una ricerca svolta nel box dell'home page di PubMed in modalità spontanea, cioè con parola libera, si può sicuramente fare. Ma è importante sapere come essa sia interpretata dal sistema. Ora invece impariamo a utilizzare il più importante strumento di ricerca in PubMed, che è il MeSH database. Il MeSH database è un vocabolario controllato, strumento tipico e fondamentale delle banche dati bibliografiche disciplinari. Lo si può considerare un archivio di parole chiave, chiamate MeSH, ovvero Medical Subject Headings, che cerca di risolvere la variabilità e l'incertezza del linguaggio naturale, in quanto nel vocabolario MeSH, come in ogni vocabolario controllato o thesaurus, a un concetto corrisponde un termine preciso, indipendentemente da come esso sia stato espresso dall'autore nell'articolo. L'attribuzione dei MeSH a ogni citazione è l'operazione più importante del processo di indicizzazione. Cosa accade quando le citazioni entrano in PubMed? Quando un articolo appena pubblicato viene mandato alla National Library of Medicine, questo viene subito visualizzato prima di andare incontro a qualsiasi intervento. Contemporaneamente inizia un'attività di controllo formale e di analisi dei contenuti da parte di indicizzatori esperti che attribuiscono all'articolo i termini MeSH che ne definiscono i contenuti. Oltre a dare altre informazioni, ad esempio tipo di studio, popolazione, farmaci, alla fine di questo processo la citazione assumerà lo status PubMed Indexed for Medline e sarà ricercabile a partire dal vocabolario MeSH. Tra il momento della visualizzazione in PubMed e il completamento dell'indicizzazione, la citazione avrà uno status diverso, in process, oppure as supplied by publisher. Va detto che non tutte le citazioni presenti in PubMed sono destinate a prendere lo status index for Medline. Alcune restano con uno status PubMed, è un altro degli status possibili. E questo aspetto condiziona la possibilità di ricerca di questi materiali. La struttura del vocabolario. Il vocabolario MeSH ha una struttura ad albero. È costituito da una classificazione a 16 rami che rappresentano concetti principali e che a loro volta si dividono in rami concetti più specifici, via via fino ad arrivare a quelli che non hanno sotto di sé alcun termine più specifico. Perciò ogni elemento è inserito in una struttura gerarchica e può appartenere anche a più rami della classificazione. Ora cominciamo a vedere come si presenta una pagina di vocabolario MeSH. Proviamo a digitare dei termini di ricerca nel box, ad esempio piaga da decubito, bed sores. Digitato bed sores e la destinazione è pressure ulcer. Proviamo con un altro termine, vediamo head trauma. Qui abbiamo più possibilità, ricordiamo che stiamo navigando nel vocabolario e quindi il risultato sono tutti
termini di vocabolario che rispondono alla nostra ricerca. Scegliamo la prima. Anche qui avevo digitato head trauma e la destinazione è craniocerebral trauma. Come si vede, non è detto che il termine di destinazione sia quello inserito, sarà invece quello che è stato designato a esprimere quel concetto. Così veniamo aiutati nella ricerca che ci porta comunque alla corretta destinazione. Tutti i sinonimi che portano allo stesso termine sono elencati come entry terms, che è un elemento di una pagina di vocabolario. Andiamo a vederlo. Ecco qui l'elenco degli entry terms di craniocerebral trauma. Ogni entry term, se digitato nel box di ricerca, mi porterà alla pagina di vocabolario dove troverò il mio concetto espresso nella modalità prescelta. Cominciamo a esaminare questa pagina di vocabolario. Prima di tutto c'è una definizione che ci dice come quel termine viene utilizzato nella banca dati. Dopo la definizione può esserci l'anno di introduzione del termine nel vocabolario MeSH. Talvolta c'è un'ulteriore data tra parentesi, che indica l'anno da cui il termine è utilizzabile nella ricerca. Qui abbiamo craniocerebral trauma introdotto nel 2000. Le citazioni ricercabili con questo MeSH partono dal 1966. In realtà, spesso verifico che si riesce a reperire con la terminologia MeSH attuale anche più di quello che è dichiarato come data fra parentesi. Continuando nella descrizione, abbiamo i subheadings. I subheadings sono aspetti su cui si può focalizzare la ricerca. Ci sono 83 subheadings, di cui si può vedere la descrizione dettagliata al link subheadings. Ovviamente ogni MeSH è accompagnato solo dai subheading pertinenti rispetto al nostro concetto, così che saranno molto diversi quelli presenti accanto a una condizione patologica rispetto a quelli che accompagnano ad esempio un MeSH Clinical Governance. Proviamo a vederlo. Chiaramente, torno indietro. Continuando la descrizione, abbiamo due opzioni possibili nella nostra ricerca. La prima è Restrict to MeSH Major Topic. Si tratta dell'opzione che ci permette di selezionare tutte le citazioni in cui il nostro MeSH è accompagnato dall'asterisco, a indicare che si tratta di uno degli argomenti fondamentali dell'articolo. Dà la possibilità di focalizzare la ricerca, specialmente quando i risultati sono molto numerosi. Poi abbiamo Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy. Non includere i termini MeSH trovati sotto a questo nella gerarchia MeSH. Per spiegare la seconda opzione, bisogna conoscere il comportamento di default del sistema. Quando si seleziona un MeSH, i risultati della ricerca mi danno tutte le citazioni che nel campo MeSH possono avere sia il termine selezionato, sia qualsiasi altro termine MeSH che si trovi sotto ad esso nella scala gerarchica, ovvero quelli più specifici. Questo comportamento è definito esplosione. Questa opzione mi fa escludere le citazioni che portano i MeSH più specifici, dandomi quelli contenenti esclusivamente il MeSH selezionato. Allora, ora vedremo alcuni esempi e come si svolge la ricerca.
Altri elementi che possiamo trovare nella pagina Mesh sono le indicazioni che stanno sotto See Also. Si tratta di suggerimenti di termini affini o che possono essere utili alla nostra ricerca. Ora vediamo alcuni esempi e come si attua effettivamente la ricerca. Vediamo il termine stroke. Scegliamo il primo dei termini del vocabolario. Ecco, qui abbiamo un elemento che finora non abbiamo visto, previous indexing, che ci dice come questo termine abbia praticamente sostituito nel vocabolario Mesh termini presenti fino al 99. Vediamo il mesh nella sua posizione gerarchica e in questo caso fa parte di più rami. Qui ad esempio Stroke fa parte del ramo in cui è considerato dal punto di vista del sistema nervoso e del ramo in cui è considerato dal punto di vista cardiovascolare. Il segno più che accompagna un termine mesh indica che sotto nella gerarchia ci sono termini più specifici. Ad esempio, Cerebral Infarction avrà sotto di sé termini più specifici che sono ricercabili cliccando sul link. Ecco qua. Torniamo a Stroke, possiamo farlo anche dal link che troviamo nella ramificazione. Vediamo come effettivamente si attua la ricerca. Abbiamo selezionato il nostro termine stroke. A questo punto diamo Add to Search Builder, cominciando a creare la nostra stringa di ricerca. Quello che compare nella stringa significa cerca tutti i termini che nel campo Mesh abbiano stroke. Si noti che il campo ricercato compare sempre fra parentesi quadre. A questo punto diamo Search PubMed. Con questo si lancia la ricerca dal vocabolario Mesh al database PubMed. Abbiamo i record in formato summary, andiamo su Display Settings e selezioniamo il formato abstract per analizzarli. Dobbiamo andare a controllare i risultati aprendo il link Mesh. Ci aspettiamo di trovare nel campo Mesh sia stroke sia altri termini più specifici, cioè quelli che stanno sotto a stroke nella gerarchia. E qui vediamo che non troviamo stroke, ma infarction, anterior cerebral artery, che è uno dei termini più specifici nella gerarchia di stroke. Torniamo indietro al mesh e andiamo a vedere un'altra possibilità. Restrict to mesh major topic. Do la spunta e poi do Add to Search Builder. Qua la stringa di ricerca è cambiata e ci dice cercami solo gli articoli in cui ci sia stroke come major, cioè che esprime i concetti più importanti espressi nell'articolo. Diamo di nuovo Search PubMed. Di nuovo andiamo a formato abstract, apply.
E vediamo che stroke qui ha l'asterisco. Torniamo indietro e vediamo un'ulteriore opzione. Non includere i termini mesh che stanno sotto. Andiamo Add to Search Builder. Vediamo che è cambiata la stringa e questa dice cercami stroke nel campo mesh senza usare l'esplosione. Per cui mi aspetterò di trovare soltanto stroke e nessuno di questi termini più specifici che stanno sotto. Do Search PubMed. Solito formato abstract. Qui con un po' di tempo mi renderò conto che troverò solo stroke e niente di quello che sta sotto. Un elemento della pagina visibile soltanto quando il numero dei risultati supera i 1000 è un istogramma che rappresenta la produzione in letteratura sull'argomento nel corso degli anni. Torniamo adesso al vocabolario MeSH e introduciamo gli operatori booleani, fondamentali nella ricerca bibliografica, in cui spesso non è sufficiente individuare un termine, ma abbiamo bisogno di compiere una ricerca più articolata. Gli operatori booleani sono AND, OR, NOT. Si noti che vanno scritti in maiuscolo per non confonderli con parole non significative del testo, del testopo, come articoli, preposizioni, avverbi, eccetera. L'operatore AND cerca le citazioni in cui sono presenti tutti i concetti messi in gioco, in questo caso bronchite e fumo. Uniamo l'insieme delle citazioni in cui è presente bronchite e quello in cui è presente fumo con l'operatore AND. Si otterrà l'insieme intersezione in cui ciascun record conterrà sia bronchite sia fumo. L'operatore OR crea un insieme che per la mia logica di ricerca è omogeneo. Ad esempio, voglio articoli che mi parlino sia di binge eating o di bulimia, ma mi interessa che ogni articolo abbia uno dei due concetti presente, almeno uno dei due concetti. Unisco allora binge eating disorder con bulimia nervosa e avrò un insieme in cui ogni citazione avrà almeno uno dei termini di ricerca. L'operatore NOT mi serve per eliminare un elemento da un insieme. Ad esempio, qui ho gli articoli che mi trattino di cefalea primaria, ma non di cefalea muscolo-tensiva. Non si fa altro che utilizzare NOT. L'utilizzo di NOT va fatto con cautela, perché le ricerche vanno fatte in positivo. Inoltre si rischia di perdere eventuali citazioni importanti che contengono il termine che cerchiamo insieme a quello che vogliamo evitare. Cominciamo ora a vedere qualche esempio di utilizzo degli operatori booleani insieme ai subheadings. Cerchiamo leukemia. Search. Ho ben 319 termini dentro al vocabolario MeSH, seleziono il primo. Do un'occhiata alla pagina. Ecco qui abbiamo See Also.
voglio gli articoli in cui sia presente l'uno o l'altro di alcuni strumenti diagnostici, radiography, radionuclide imaging e ultrasonography. Selezioni Sabedins semplicemente. Se do una spunta a tutti i subheadings insieme e li mando al Search Builder, vedo che portano l'operatore OR, che peraltro è quello che mi serve. Se li avessi mandati al Search Builder uno alla volta, di default si sarebbe stabilito l'operatore AND. Posso anche mandarli alla box di ricerca uno a uno, operando sull'operatore di questo piccolo box qua. Comunque si decida di fare, l'importante è verificare la logica di quello che stiamo cercando e eventualmente correggere manualmente, perché le stringhe di ricerca si possono sempre modificare. Lanciamo la ricerca in PubMed e verifichiamo i risultati. Mi aspetto di trovare leukemia accompagnata dall'uno o l'altro di subheading selezionati. Apriamo in formato abstract, diamo apply. E comincio ad analizzare i risultati. Qui abbiamo radionuclide imaging. Vediamo il secondo. Radionuclide imaging di nuovo, radiography. Poi nell'analisi dei risultati mi rendo conto che ci sarà una maggiore frequenza di una tecnica piuttosto che un'altra. Comunque ogni citazione conterrà almeno uno dei tre aspetti che ho selezionato nei subheadings. Torniamo indietro e questa volta voglio trovare le citazioni sulla leucemia o condizioni più specifiche in cui siano presenti contemporaneamente l'aspetto psicologico e infermieristico. Cerco nursing, cerco psychology, add to search builder. Io voglio che entrambi gli aspetti siano presenti in ogni citazione, per cui ho bisogno dell'operatore AND e vado a correggere. Do search PubMed. E vado a controllare i risultati. Formato abstract, apply. Ed ecco, nursing e psychology. Nursing e psychology. Questa volta non di leukemia, ma di un termine più specifico, ma sappiamo che funziona l'esplosione in mancanza di una scelta diversa. Vediamo adesso come si può compiere una ricerca in cui siano coinvolti concetti diversi. Torno perciò sul MeSH. E voglio cercare materiale sul ruolo dell'infermiere nell'educazione del paziente. Semplicemente cerco i termini di ricerca a uno, li metto nel search box collegati dall'operatore più opportuno. Comincio con Nurses Role. Seleziono.
Add to search build, dopodiché vado a cercare il secondo termine di ricerca, educazione del paziente. Patient education. Seleziono il primo. Add to search builder. Quello che mi serve è l'operatore and, quindi va bene così. E do search per meta. Beh, intanto noto dall'istogramma che la ricerca su questo argomento ha avuto un picco nel 2006-2007, però poi è calata. Posso pensare che più di 3.000 risultati, posso anche, ridurli, e indicare, nurses role invece che come MASH, come major. E allora non c'è bisogno di tornare al MASH, se si prende un po' di familiarità con la sintassi e trasformo, correggo MASH in major. Posso anche dare MJ che viene recepito dal sistema ugualmente. Le abbreviazioni per i qualificatori di campo si possono trovare da Help, Search Field Descriptions and Tags, eccole qua. Dunque, ho corretto la strategia di ricerca in modo da recuperare solo le citazioni in cui Nurse's Role è major topic.